Grande fratello. Alfonso Signorini in lacrime. La terribile notizia per Anita Olivieri a poco dalla diretta. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Mancano pochi giorni alla conclusione del Grande Fratello, e l'attenzione si concentra sui concorrenti rimasti in gioco per la vittoria finale. Beatrice Luzzi si è già assicurata un posto in finale, grazie al sostegno schiacciante del pubblico che le ha permesso di superare ogni televoto, stabilendo un nuovo record di nomination superiore a quello di Nikita Pelison, vincitrice del Grande Fratello VIP 7. Nell'ultimo televoto, Luzzi ha ottenuto oltre il 60% delle preferenze, assicurandosi la finale. Allo stesso tempo, un altro attore, Massimiliano Varrese, si trova in una situazione difficile. Finito in nomination per decisione dei giovani concorrenti, è a rischio eliminazione dopo aver perso contro la new entry Alessio Falsone. Il focus si sposta ora su tre donne a rischio eliminazione: Perla Vatiero, Anita Olivieri e Simona Tagli. Quest'ultima, entrata da poco nella casa e già molto legata a Beatrice Luzzi, sta conquistando il cuore del pubblico. I sondaggi del sito Forum Free indicano che Simona Tagli è la preferita tra le tre in nomination, con una percentuale impressionante del 69,52%. Di contro, Perla Vatiero, entrata dopo l'ex concorrente Mirko Brunetti, ottiene solo il 16,95% delle preferenze, mentre Anita Olivieri, la veterana del gruppo, si ferma al 13,52%. Questi risultati pongono Anita Olivieri in una posizione di grande rischio, essendo la meno favorita tra le candidate all'eliminazione. La concorrente, insieme a Massimiliano Varrese, potrebbe vedere terminare la sua avventura nel reality. La tensione sale in vista dell'ultima fase del Grande Fratello, con i fan in attesa di scoprire chi tra i rimanenti concorrenti si aggiudicherà il titolo di questa edizione. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.